Buongiorno, se non lo faccio adesso non lo faccio più, sono passati ormai 10 giorni e ho avuto un po' di contrattempi, alcuni di voi conoscete i motivi, e comunque eccomi qua perché non potevo rimandare a oltre, mi dispiaceva dopo aver parlato dello spacchettamento della lampada LED a duro che aspettavo tanto di avere, alla fine, insomma, probabilmente anche l'adrenalina di aver avuto questa maschera mi ha fatto raffreddare il secondo raffreddamento di stagione, più trilla, ma insomma è tutto sotto controllo. Non ho niente in viso, ho messo soltanto un Armani proprio per dare questo colore qua. Solo per dare un po' di colore, e la giornata è buissima, per questo la ring light da tavolo. Vi ho fatto vedere lo spacchettamento e sono felicissima che molte di voi abbiano già acquistato, ma mi fa piacere proprio condividere questa cosa perché l'attesa, l'acquisto, poi l'azienda che mi offre questo 10%, contenta perché si sta aprendo al mercato italiano dove non aveva mercato, insomma, vabbè, mi ha fatto solo che piacere. Allora, le uniche cose, io ho parlato dei vantaggi della lampada LED, della luce LED, i vantaggi degli infrarossi e tutto quanto. Ovviamente ho cominciato a utilizzarla la sera stessa che l'ho spacchettata. Sinceramente, al di là di 2 sere che proprio ho fatto un break, l'ho utilizzata anche come fase di rilassamento. Comunque andiamo a vedere che cosa ho fatto prima di utilizzarla. Innanzitutto ho caricato la batteria con il cavo USB, perché in questo controllo c'è l'alloggio per una spina USB. L'ho attaccata all'elettricità perché al momento dell'acquisto mi hanno chiesto se volevo anche la spina europea e così sto utilizzando questa, ma c'è anche la spina quella americana, non mi ricordo qual è. Allora, l'ho attaccato e credo, se ricordo bene, perché scusate, con un po' di influenza, un po' di cose, un po' di problemi vari, ma credo che abbia impiegato un paio d'ore per caricarsi tutto. Una carica, perché poi non è necessario utilizzare l'USB, ma si utilizza solo questo. Una carica dura per diverso periodo, forse sul catalogo, sul manuale c'è scritto, ma adesso il manuale non è qui con me, come vedete faccio una cosa perché vado alla sostanza. Al momento che è caricata la utilizzo. Come vi ho spiegato precedentemente, questa lampada ha 11-12 tipi di trattamenti diversi, 2, 4, 6, 8, 10, 11 tipi di trattamenti diversi. Alcuni di questi, cioè la maggior parte, sono con le luci fisse e poi c'è lo skin booster, il pain blocker che ho utilizzato per la cervicale, il daily use, e il quick fix. Io posso dirvi che ho utilizzato quasi sempre lo skin booster, cioè quello a luce LED rossa e infrared, e solo una sera ho utilizzato il daily use, ma ho utilizzato anche questo per il viso, ho utilizzato qui il pain booster. E 2 o 3 sere ho fatto anche il décolleté con lo skin booster, cioè luce LED, e quindi 20 minuti ognuno, 20 minuti qua, 20 minuti qua. Io ho provato a utilizzarlo senza occhialini, questo dipende da come anche posizionate la lampada e da come i vostri occhi possono essere irritabili o meno.
io non ne trovo la necessità, ma a vostro uso provate, provate perché non ci sono danni. Di solito l'ho utilizzata di sera, ma qui vi metto pseudo trattamento che ho fatto stamattina, che significa che la mattina pelle detersa soltanto col detergente e nient'altro, pelle asciutta e nient'altro. Si posiziona la maschera come avete visto, come state vedendo, e dopo 20 minuti si spegne automaticamente. E dopo di questo ho messo il mio ascorbic e arbutin, quindi successivamente mettere i trattamenti. Io seguo quello che sono i parametri dell'utilizzo della luce LED. Per quanto attiene l'ottimizzazione della luce LED, e mi fa piacere, proprio ieri è uscito, ieri o l'altro ieri, un video di Angie Hot and Flashy dove spiega questa, tra virgolette, studio dove il tè verde antiossidante aiuta a migliorare le prestazioni, accelera le prestazioni della lampada LED, e ha spiegato il case study. Difatti non esiste una casistica precisa su questa pratica, se non il fatto che una persona sola, cioè quella che ha pubblicato poi la ricerca, chiamiamola ricerca, che è stata fatta su se stessa e basta, ha utilizzato il tè verde, che fa benissimo perché è un antiossidante per natura, insomma, a bere, ma anche come tonico, eccetera. Ma il fatto che possa accelerare è una cosa ancora da verificare, perché il caso è uno solo. Questa persona ha messo, se volete vedere il video di Angie, ascolta in inglese, questa persona in pratica ha tamponato, ha lasciato per 20 minuti, se ricordo bene, il tonico al tè verde, dopodiché ha fatto uno shot di luce verde, di luce LED, perdonatemi, ma uno shot brevissimo, cioè di neanche un minuto forse, perché era una luce LED potente, quella professionale, eccetera, eccetera. E questo è lo studio, quindi io non faccio niente di tutto questo, preferisco utilizzarlo su pelle asciutta come è indicato dappertutto. Quindi trattamenti a seguire dopo. Quando l'ho fatto la sera, ho fatto sempre ho deterso il viso, ovviamente non ho fatto doppia detersione perché essendo in casa malata e influenzata, raffreddata e in più facendo solo, insomma, vabbè, pelle detersa, e dopodiché finita la lampada sono passata direttamente alla tretinoin, no, prima delle volte al buffet, delle volte un altro prodotto di cui vi parlerò, e poi alla fine tretinoina come al solito. Ho ridotto al minimo i prodotti e credo che col tempo, man mano che finisco, ridurrò proprio al minimo i prodotti, perché io ho visto com'è la pelle subito dopo il trattamento. È chiaro e prestissimo per dirlo, perché l'utilizzo 2 o 3 volte a settimana come dicono loro, ma io l'utilizzo, ripeto, ancora di più perché lo uso per la cervicale, lo uso anche per il décolleté. Al ginocchio volevo utilizzarlo, ma lo utilizzerà un'altra persona. In questo momento il mio ginocchio, in questo periodo, dopo la nuova alimentazione, il mio ginocchio sta bene. E quindi niente, questa è la lampada, questa è la maschera. Sono, ripeto, felicissima che moltissime le avete già ricevute e stavate aspettando questo mio video per poterla utilizzare. Solo 2 persone hanno avuto difficoltà, una perché non metteva il codice sconto giusto, lasciava uno spazio, quindi Allegra 1952 tutto attaccato. Io non ho nessun vantaggio di questa cosa, è solo la condivisione di una gioia che è
E questo video no, ovviamente non è neanche sponsorizzato, anche se l'azienda mi ha chiesto la cortesia di poter mettere il video sulla loro pagina web perché non avevano mercato in Italia e in più stanno strutturando la pagina con la versione italiana, alcune cose sono già scritte in italiano, altre ne seguiranno e credono molto nel mercato italiano. Io ho attaccato le strip come ho fatto vedere quando l'ho spacchettata, bloccata qui. Adesso ho la pinza e gli occhiali e non. Eccomi qua. La pinza e gli occhiali ovviamente non si chiude. Lascio fuori la bocca così, mentre una cosa che faccio, ma non so se va bene o no, cerco di lasciare le sopracciglia alzate quando tengo qui e vedo che in un certo senso il fatto di tenere le sopracciglia, poi ho la fortuna di non avere rughe queste frontali orizzontali, ma mi aiuta a tenere la palpebra bella distesa, la palpebra superiore bella distesa. Cosa dirvi? Io dico che è una mano santa, nel senso che io sono sicura che i risultati ci sono, ci saranno, ci sono già. Dico una cosa di cui mi prendo tutte le responsabilità, però quando vedo dopo 20 minuti di lampada, una pelle liscia, turgida, soda, anche idratata, cioè che non ha bisogno, cioè io la metto su pelle asciutta che quasi quasi fa anche un po' di impressione, no? Però quando ti senti questa pelle cui contorni, cioè sembrano rimpolpati, ripeto, turgida, soda, idratata, cioè non lo so, non so del resto se nello spazio la NASA ha coltivato delle piante, qualche cosa farà. Se avete domande, io non so perché mi viene talmente naturale questo utilizzo di questa maschera, mi è venuto talmente naturale per quanto ho studiato e per quanto ho approfondito negli anni, la vedo quasi come una cosa scontata. Però, per chi avesse dei dubbi, io dico, si spende tanto. Ma non perché voglio spingervi all'acquisto, perché molti, appunto, molte di voi dice cosa posso fare per questo, per quest'altro. Ah, parlo un attimo di macchie brune. Avendo questa la luce infrared, che non è come la luce infrared del sole, insomma, è chiaro che può far uscire. Le macchie scure della pelle quando scompaiono, quando c'è un trattamento di macchie scure sulla pelle, e ne avevo credo accennato qualche cosa. Se non si fa un trattamento specifico e lungo nel tempo, queste macchie scure rimangono latenti, sono un po' come le lentiggini. In pratica, con la luce infrared possono venire in superficie, ma con la luce infrared si dissolvono. Quindi a me non è venuto fuori nulla, perché io la cura delle mie macchie l'ho fatta molto approfonditamente tantissimi anni fa. Ma se dovesse venire, come qualche volta mi capita d'estate, che malgrado la protezione solare vengano fuori delle macchie, un po' sono come le lentiggini, ma non è, cioè c'è il sistema per, c'è la luce precisa per far attenuare le macchie solari, per curarle. La cura per le macchie solari è ben altra e ne ho parlato in altri luoghi. Ragazze, questo è tutto. Io sono felice e ci metto la mia faccia a chi può, perché capisco che è un acquisto importante, però chi può,
che evitasse di acquistare queste maschere a 30, 50, 70, per carità, possono essere efficaci, non lo so, è una questione di tempo come tutto, ma io mi rendo conto, ho visto una cosa, quando io prima che facessi, che utilizzassi una skincare molto accurata, quando ero a Shanghai andavo spessissimo a fare un trattamento viso assieme alla mia amica Jennifer, cinese, fissata per la cura del viso e della persona. E alla fine, non alla fine del trattamento, ma a metà trattamento, prima di passare ad altri trattamenti, avevo la luce LED. E io pensavo che i benefici di quel trattamento erano dovuti soltanto alle creme, ai massaggi e alle cose, ma la luce LED aveva un senso ed era quello a pannello. Il mio sogno è poter avere anche quello a pannello, non lo nego, ma insomma, vedremo perché. Averne uno per la cervicale, non lo so, però la cervicale va bene, insomma, vabbè. Quello che vi dico è che per me questo è stato uno dei migliori acquisti, oltre all'asciugatrice, ma quello non era per la cura della pelle, ma uno dei miei migliori acquisti, e questo sicuramente ridurrà l'utilizzo di tantissime creme e sieri, se non quelli basilari, dai quali non possiamo esimerci, insomma, soprattutto noi over anta, insomma. Spero di essere stata esaustiva in dover fare tagli, vi ringrazio di avermi seguito fino a qui, mi scuso ancora per aver atteso tanto per questo video, ma purtroppo avvenimenti che si stanno riprendendo, aggiustando, mi rimettono un po', anzi avevo quasi difficoltà a registrare un video adesso. Vi ringrazio molto, vi auguro una buona giornata e a presto. E se avete le domande, fatele pure, con calma risponderò. Con calma, no, per il possibile risponderò. No, risponderò, insomma, vabbè, sarò a disposizione come sempre. Un bacio, ciao, buona giornata.